Guardando voi penso a tanti che sono dovuto tornare indietro perché li hanno respinti e sono finiti nei lager, veri lager, dove le donne vanno vendute, gli uomini torturati, schiavizzati. Noi ci lamentiamo quando leggiamo le storie dei lager del secolo scorso, quelle dei nazisti, quelle di Stalin, e ci lamentiamo quando vediamo ma come mai è successo questo. Fratelli e sorelle, sta succedendo oggi. La migrazione forzata non è un'abitudine quasi turistica, per favore. E il peccato che abbiamo dentro ci spinge a pensarla così, ma povera gente, e col povera gente cancelliamo tutto. È la guerra di questo momento, è la sofferenza dei fratelli e sorelle, che noi non possiamo tacere. Poi i fili spinati, no? Ah, qui lo vedo uno. Ma i fili spinati in altre parti dove si fa per non lasciare entrare il rifugiato. Quello che viene a chiedere libertà, pane, aiuto, fratellanza, gioia, che sta fuggendo dell'odio, trova davanti a un odio che si chiama filo spinato. Che il Signore risvegli la coscienza di tutti noi davanti a queste cose. E scusatemi se ho detto le cose come sono, ma non possiamo tacere e guardare da un'altra parte in questa cultura dell'indifferenza.